Riccardo Zampagna che ha stupito tutti con questo scherzo, poi vedremo il perché. Il primo ad essere rimasto stupito, indovinate chi è? Il protagonista dello scherzo telefonico, Alessio Feliciani. Buonasera. Attaccante dell'Assisi, proprio Alessio, che però domenica finirà in panchina dopo questo scherzo, come ha detto immediatamente Riccardo Zampagna, pronta reazione a, subito dopo la telefonata, Feliciani non gioca più. Senti Alessio, quando parti? Hai il volo quando per la Spagna? Sabato. Sabato? Cioè, stasera. La compagna tua più vicino, sì. Riccardo? Tornando giù verso Terni. L'altra sera chiedevo un po' a qualcuno dei vecchi che vorrei migliorare, volevo sapere un pochino i miei punti deboli, dove posso migliorare, perché è bello anche confrontarsi con i propri giocatori, anche in queste categorie, soprattutto secondo me in queste categorie, perché poi più sali e poi più c'è puzzetta sotto al naso. E cosa ti hanno detto? Lo chiedo a Alessio Feliciani, aspetta. Cosa hai detto al mister quando ti ha chiesto così? Subito dopo lo scherzo avrà fatto scena muta, immagino. No, sei perfetto. Questo me l'ha chiesto prima dello scherzo. E la risposta è stata? Comunque sia, io sinceramente da quando ci siamo conosciuti c'è stato subito un ottimo feeling tra me e lui, e sinceramente per ora trovare dei difetti particolari non ci riesco. A me mi ha dato tanto, mi sta dando tanto, c'è qualche rimpianto di non averlo incontrato prima, perché forse mi avrebbe aiutato a fare una carriera migliore, perché mi dà qualcosa, mi tira fuori qualcosa da dentro che... Domenica, sì, ho fatto 2 gol, vabbè, 1 sul rigore. E poi il secondo gol di testa, secondo me l'ha fatto lui. Incornata da bomber vero, e poi ce la vedremo tutte a parte. Io non gli ho fatto i complimenti. Infatti no, ecco, ti stavo dicendo proprio questo. Perché, ma hai anticipato. Secondo me è una grandissima testa di cazzo. Perché con le potenzialità che c'ha potrebbe fare in questa categoria 5 gol a partita. Invece si riduce a farne 2 faticando. Quindi per me sta facendo male. Ha fatto 5 partite e 7 gol. Infatti è andato via da San Sisto, ha detto guarda vado a svernare un po' ad Assisi, tanto con Zampagna non si fa nulla. Poi invece, se l'allenatore si accontenta alla fine, ma in questo caso ancora di più, perché lui ha delle potenzialità per vincere, ma non vincere la partita da solo, perché quando dici ha vinto la partita da solo, il calcio non si gioca da soli. Sono stupidaggini, sono frasi già fatte. Ma lui potrebbe fare veramente, mo adesso 5 non lo so, ma 3 gol a partita ogni partita. E invece si culla sulla sua bravura, si pensa già che è più bravo degli altri, che tanto arriverà il gol e tanto ci penso dopo. Invece non è così, perché vedi, per dirti domenica abbiamo dovuto soffrire perché primo tempo non l'abbiamo chiusa. Assisi Nestor 2-1, vittoria in rimonta, gol sbagliato da Feliciani, nella ripresa la doppietta sempre di Feliciani, decisiva.